Ciao, eccomi qui con un nuovo video. Quello di cui ti voglio parlare oggi è proprio questo. In tanti mi chiedono, anzi mi chiedete, ma io nella mia vita non riesco a vedere una meta, non riesco a vedere il quadro completo della mia vita, non riesco a vedere che cosa voglio creare, che cosa voglio costruire, dove voglio arrivare. Non riesco a vedere una meta. Allora, la vita non è solo la meta, il raggiungimento dei tuoi obiettivi, è il concludere delle fasi della vita. La vita è proprio vivere, è quella di attraversare la tua esistenza percorrendo ogni giorno un pezzo della stessa. È proprio importante nella vita goderti il viaggio. Ne avrei già sentito parlare tante volte di questo godersi il viaggio. Che cosa vuol dire godersi il viaggio? Beh, intanto vuol dire stare nel presente. Una delle cose che mi capita più spesso è di incontrare delle persone che vivono nel passato, nel futuro. Nel passato ricordandosi magari dei momenti belli della loro vita che sono finiti e quindi vivendo tutto con malinconia. Ci sono poi delle persone che vivono nel dolore di ciò che hanno vissuto nel passato, che non esiste più. Altre ancora vivono con una continua, continua preoccupazione del futuro, mentre altre ancora vivono pensando che un giorno finalmente saranno felici quando accadrà questo, quando accadrà quest'altro. Ma non funziona così, non puoi basare la tua vita su qualcosa che non esiste, su qualcosa che non si è ancora verificato oppure che è sparito perché fa parte del tuo passato. Tu puoi solo vivere la vita nel tuo presente e quindi goderti giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, la tua esistenza. È importante che tu ti goda il viaggio. Chi fa esperienze tipo il Cammino di Santiago, questa cosa la sa molto bene. La cosa bella non è arrivare alla meta. E percorrere il viaggio passo dopo passo, attimo dopo attimo, vivendo il presente, vivendo gli incontri, vivendo le situazioni che la vita ti pone davanti istante dopo istante. E poi goderti anche le varie tappe del tuo cammino, non solo l'arrivo. La vita è proprio così. Noi abbiamo un tempo che non sappiamo, non sappiamo esattamente quanto sarà lungo. E quello che noi possiamo fare è onorare il nostro tempo, la nostra vita ogni giorno, istante dopo istante, percorrendo ogni giorno, dando importanza ai nostri singoli passi, l'uno dopo l'altro, non pensare semplicemente a quello che dovremmo costruire o dove vorremmo arrivare. Non pensare a quello che tu vuoi raggiungere e basta, ma goditi ogni istante, perché ricordati che la vita è fatta da tanti, tanti anni magari. Ogni anno è fatto da mesi, ogni mese è fatto da circa 4 settimane, ogni settimana è fatta da circa da 7 giorni, ogni giorno da 24 ore. Ogni ora da 60 minuti e ogni minuto da 60 secondi. Per creare una bella vita è importante che tu ti soffermi sempre su ogni attimo, su ogni secondo, su ogni minuto. E man mano che tu darai importanza ad ogni istante della tua vita, ti accorgerai di creare attimi pieni di significato, pieni di te, pieni di vita. E questi attimi saranno minuti, che poi diventeranno ore piene di significato, piene di vita, piene di presenza. Diventeranno giorni pieni, e poi settimane, mesi e anni. Solo così tu potrai creare una vita veramente bella, veramente piena, e potrai goderti questo magnifico viaggio perché tu stesso lo stai rendendo magnifico. Un abbraccio e al prossimo video. Ciao! Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e vai sul canale YouTube Patrizia Setteducati e iscriviti.